che oggi più che pensare al setter che era, dobbiamo pensare al setter che abbiamo e al setter che vogliamo portare avanti. Due cose fondamentali credo che non dobbiamo mai dimenticare: la caccia e la facilità di maneggiare tutti questi nostri cani, perché sono due qualità che vengono dalla testa, dalla psiche, ed è soprattutto il setter un cane che ha bisogno della psiche per dare delle prestazioni, per dare un lavoro che è essenziale e che risponde esattamente a quelli sono i caratteri per cui è stato creato. Noi non dobbiamo allontanarci mai da chi sono stati i nostri padri e quelle che i nostri padri ci hanno spiegato. Se noi andiamo a vedere negli anni, e parlo degli anni che conosco, non vado a parlare degli anni che non conosco, ma parlo degli anni 60 venendo avanti, i setter che avevamo in quegli anni, anche i grandissimi, e subito balza all'occhio per quanto riguarda la nostra razza un Arno di Valdidice o cani del genere, avevano due grandissime qualità. Non erano forse non erano dei soggetti che facevano le prestazioni che oggi vediamo. Questo sicuramente no, ma anche le prestazioni che oggi vediamo non sono negative se vengono portate però nel contesto, senza mai dimenticare che la base di tutto è la caccia. Quindi rimaniamo coi dettami e soprattutto non andiamo mai, quando parliamo del setter, a confrontarci con altre razze. Lasciate che il pointer faccia il pointer e che chi di pointer si intende si occupi del pointer. Noi ci occupiamo del setter e parliamo solo del setter. I confronti li faremo sul terreno, nelle esposizioni, ove volete, ma sono momenti. Aggregante devono essere le prove speciali, le giornate come quelle di oggi, che a mio modo di vedere sono la festa del setter inglese, ma non solo per quello che avete visto sul terreno, che è una parte predominante, anche per la possibilità che avete di parlarvi, di confrontarvi, di farvi conoscere e di far conoscere soprattutto quelli che potrebbero essere gli stalloni, i riproduttori futuri, o quelli che magari già ci sono ma che però non sono da buona parte di voi conosciuti, perché lo stallone per essere tale non deve essere necessariamente un campione. Lo stallone nasce stallone e riproduce secondo criteri suoi, ma soprattutto la cosa che fa piacere quando si parla di qualità è che la ritroviamo non in una sola linea di sangue. Ma oggi abbiamo visto sul terreno, e l'abbiamo anche notato con i colleghi di giuria, con Domenico in particolare, con cui ero più vicino, le differenti linee di sangue che si presentavano sul terreno. Quindi vuol dire che abbiamo una base sufficientemente ampia su cui abbiamo la possibilità di lavorare bene, però ricordiamoci che dobbiamo lavorare non pensando al risultato del primo in classifica, ma ricordandoci che ci sono delle qualifiche e soprattutto che sono le qualifiche quelle che determinano il valore del cane. E credo che la giornata di oggi, a parte il successo tanto evidente quanto banale doverlo ridire, ma di vedere 2.000 o 3.000 persone, io il numero preciso non lo so, non voglio nemmeno saperlo, non mi interessa, so che erano tanti e tanto mi basta. Così presenti sul terreno, interessati, magari anche con spirito polemico per alcuni momenti, ma lo spirito polemico quando è costruttivo è semplicemente necessario, quando è distruttivo è meglio eliminarlo. Quindi questa possibilità di stare noi tutti assieme, di confrontarci, di imparare, di studiare, di capire, e soprattutto di avere un pensiero che non arrivi al nostro naso ma arrivi un attimo più in là e ci faccia capire dove possiamo andare e dove possiamo parare per continuare a mantenere quella qualità che sottovoce diciamo abbiamo fin qui ottenuto.